Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Siete pronti a complicarvi la vita? Da oggi e per i prossimi video andremo a parlare del sistema magico del D20 System, quello che viene comunemente chiamato il sistema Vanciano. L'argomento è lungo e complesso, quindi ci farà compagnia per un bel po' di video. Oggi dedichiamo il video alla teoria, andiamo a vedere da dove il sistema Vanciano deriva e il perché del suo nome. Il sistema magico di D&D risale a un remoto passato, ma contemporaneamente arriva anche da un remoto futuro. La cosa è stranamente appropriata, trattandosi fondamentalmente di magia. Precede il D20 System, la cui prima incarnazione è del 2000, precede anche lo stesso D&D, che fu pubblicato per la prima volta nel 1974. La sua prima incarnazione la si ha in un ciclo di racconti che andranno poi a formare il nucleo di quello che è chiamato il ciclo della Terra Morente. I primi di questi racconti furono pubblicati intorno al 1950. Nonostante il ciclo sia composto da diverse dozzine di opere più o meno lunghe, scritte da vari autori, il primo e principale autore della saga fu Jack Vance, che scrisse i primi racconti e diede fondamentalmente il via all'intero filone narrativo. È proprio da lui, Vance, che il sistema magico prende il suo nome, Vanciano. Il sistema magico di D&D alla fine non è altro che una trasposizione in regole del modo in cui viene descritto il lancio degli incantesimi da parte dei personaggi all'interno del ciclo della Terra Morente. Le storie del ciclo della Terra Morente descrivono un remoto futuro in cui il sole è prossimo al collasso, la luna è sparita dal cielo e la Terra oramai è un pianeta freddo costellato dalle rovine delle civiltà che si sono succedute durante tutti gli eoni della storia, lasciandosi alle spalle soltanto più rovine e reliquie magiche o tecnologiche. Non è mai tracciata una linea netta che differenzi la magia dalla tecnologia, e anzi si fa capire che siamo in un futuro talmente remoto che la tecnologia ha raggiunto dei livelli tali da essere praticamente indistinguibile dalla magia, anche se in molti racconti appaiono elementi decisamente sovrannaturali, come divinità o creature che arrivano da altri piani dell'esistenza al di là della nostra realtà. Le poche persone che ancora abitano il mondo, ciniche e fataliste, lo condividono con creature bizzarre dalle origini incerte, ma molto spesso pericolose. E alcuni di questi abitanti sono effettivamente in grado di usare la magia, anche se delle migliaia di incantesimi conosciuti dall'umanità nelle epoche passate, oramai ne sopravvivono solo più qualche centinaio. Non viene mai fornita una reale spiegazione di che cosa sia la magia all'interno dei racconti, ma dai discorsi di alcuni personaggi, da alcune citazioni, sembra chiaro che la magia abbia origine da una serie di conoscenze scientifiche e soprattutto matematiche incredibilmente complesse e avanzate. Come per il classico mago di D&D, il mago della Terra Morente, per imparare i suoi incantesimi deve concentrarsi e utilizzare tecniche di apprendimento e tecniche meditative molto lunghe e complesse. E una volta che l'incantesimo viene lanciato, sparisce dalla memoria del mago, che per lanciarlo nuovamente dovrà reimpararlo da capo utilizzando di nuovo tecniche meditative lunghe e complesse.
Un mago può avere nella sua mente, può tenere in memoria solo un numero limitato di incantesimi, molto più limitato di quello che poi effettivamente è un mago di D&D. I maghi della Terra Morente, per la maggior parte, riescono a imparare un solo incantesimo per volta. I grandi maestri dell'arte, dopo anni e anni di pratica, riescono ad arrivare a memorizzare contemporaneamente 4 o 5 incantesimi per volta. Ovviamente, non potendo ricordare i propri incantesimi, i maghi a terra morente, come quelli di D&D, sono costretti a trascriverli su libri, e ogni singolo incantesimo sono pagine, pagine, pagine di trucchi mnemonici e complesse codificazioni matematiche per essere trascritto, per poi riessere appreso al mago quando voglia lanciarlo. Negli anni 60-70 i racconti di Vance della Terra Morente erano molto diffusi e avevano un grande seguito, quelli che noi oggi chiameremmo i fanboy. E tra questi c'era Gary Gygax, uno dei due scrittori originali di Dungeons & Dragons, che decise di incorporare nel suo gioco non solo il sistema magico e alcuni delle reliquie, alcuni degli oggetti magici, ma anche molto del flavor, come l'esistenza di realtà parallele o l'intercessione di divinità nell'ambiente di gioco. Oggigiorno questi racconti non sono poi così diffusi e probabilmente la maggior parte dei giocatori di ruolo attuali non li conoscerebbe se non fosse per il sistema magico di D&D. Ma la loro influenza nell'ambito dei giochi di ruolo continua comunque a farsi sentire tutt'oggi. Esiste naturalmente il Dying Earth Roleplay Game, pubblicato nel 2000, che è l'ambientazione ufficiale della Terra Morente nel GDR. L'influenza più forte che però hanno nel gioco di ruolo attuale è in Numenera di Monte Cook, sempre lui, il cui tono e la cui ambientazione riprendono in maniera praticamente diretta le atmosfere della Terra Morente con la sua commistione tra magia e tecnologia in un futuro incredibilmente remoto. Diciamo che per questo video è tutto. Sì, uno dei rari episodi puramente teorici del D20 System. Non vi preoccupate, dalla prossima settimana si ritorna a parlare di pratica e cominceremo a vedere le varie tecniche di casting all'interno del D&D. Come sempre, mi piacerebbe sapere qual è la vostra opinione riguardo il sistema Vanciano. Anche perché su questo i giocatori di ruolo normalmente sono divisi, c'è chi lo adora e c'è chi lo ritiene inutilmente castrante. E mi piacerebbe sapere anche quanti di voi già conoscevano il ciclo della Terra Morente prima di diventare giocatori di ruolo, quanti l'hanno conosciuto dopo aver cominciato a giocare di ruolo e anche quanti hanno scoperto oggi che esiste con questo video. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se volete rimanere aggiornati con la pubblicazione dei video, schiacciate il tastino della campanella. Io sono il Master Kae, noi ci rivediamo al prossimo video.